E allora alle 7:59, buongiorno, ben ritrovati a Omnibus e Doyle. Buongiorno anche alla collega Sarina Biraghi, che è qui ospite con me in studio. Grazie, benvenuta, buongiorno. Sarina Biraghi della Verità, con la quale parleremo insieme ai nostri ospiti dei temi del giorno, che come potete immaginare sono ancora relativi alla vicenda complicatissima, drammatica dell'Afghanistan, tutto quello che diciamo così mette in campo non solo della guerra che si sta svolgendo nel paese, guerra civile, guerra di resistenza, forse vedremo la figura di Massoud, ma anche ovviamente di quello che possiamo fare noi, di quello che vogliamo fare noi, di quello che siamo in grado di fare noi, perché sono ovviamente temi che ci riguardano. Parleremo però anche di politica, perché la ripresa in qualche modo, no, dell'attività, sapete, oggi almeno al nord si conclude una prima parte delle ferie, al sud un po' meno perché si va in vacanza più tardi e ci si sposta in avanti, ma al nord il dopo Ferragosto significa già una ripresa e ci dicono i dati, ci sono almeno 4 milioni di persone che hanno concluso le loro vacanze in questo weekend, quindi appunto si può parlare tranquillamente di ripartenza. Ci sono appuntamenti politici importanti ai quali ci riferiremo. E poi, ahimè, come sapete, su tutto c'è ancora la questione della pandemia che non è affatto risolta, anzi, e poi come se avete seguito il nostro telegiornale avrete saputo, si comincia a delineare in maniera sempre più concreta l'ipotesi di una obbligatorietà del vaccino. Forse non per tutti, ma insomma di questo discuteremo. Allora, gli altri ospiti, oltre a Sarina Biraghi che vi ho già presentato, sono il professor Massimiliano Panarali dell'Università Mercatorum. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno e grazie. E ben ritrovato, così come do il ben ritrovato al professor Gianfranco Pasquino, professore delle scienze. Buongiorno, professore. Professore di scienza politica, grazie Scienza dell'invito, politica, buongiorno a tutti. certo. Buongiorno e benvenuto. E poi il collega Antonello Caporale del Fatto Quotidiano. Buongiorno e benvenuto. Mi sento? Buongiorno, buongiorno. Eccolo, perfetto. E Livio Gigliuto, che è vicepresidente dell'Istituto Piepoli. Buongiorno, Gigliuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, il quale Gigliuto, con l'Istituto Piepoli, ha fatto per noi un po' di sondaggi, un po' di ricerche, un po' di no, ha provato a capire come stavamo messi, ultimamente. Avete sondato diverse questioni che hanno a che vedere con il Green Pass, di cui parleremo fra un momento. Vi siete occupati anche di reddito di cittadinanza, della fiducia del governo, ma io so che vi siete occupati anche, diciamo così, dell'impatto che ha avuto la vicenda afghana sugli italiani, qual è stata la loro reazione rispetto anche alla possibilità di dare ospitalità ai profughi. Iniziamo da qui. Sì, certo. Diciamo innanzitutto che il nostro rapporto con questa missione è stato un rapporto che ha attraversato sostanzialmente tre fasi. La prima, parlo degli ultimi 20 anni, ovviamente dall'inizio di questa vicenda. Circa all'inizio, quindi circa 20 anni fa, la percezione degli italiani era largamente favorevole rispetto a questa missione, anche un po', diciamocelo, per l'impatto emotivo, no, dell'11 settembre. Eravamo tendenzialmente a favore. Poi in realtà c'è stato un momento di switch, di cambiamento di opinione. È stato circa 10 anni fa, il 2 maggio del 2011, con l'uccisione di Bin Laden. Da quel momento, devo dire, dobbiamo dire, l'opinione pubblica italiana ha davvero cambiato percezione, perché anche se sappiamo che non era quello l'obiettivo, diciamo, reale o comunque formale dell'intervento, per gli italiani era finito, si era raggiunto lo scopo di quella missione. E quindi da quel momento registriamo un calo di consenso nei confronti di questa missione, che ha raggiunto un livello davvero basso negli ultimi anni, negli ultimi mesi. Adesso devo dire, per l'opinione pubblica italiana era poco comprensibile la nostra partecipazione, ma era anche poco comprensibile in generale l'intervento in Afghanistan. L'abbiamo visto anche negli Stati Uniti, l'ultima campagna Cioè, quando dice elettorale. poco comprensibile, nel senso proprio delle motivazioni, che non... Perché
Perché la questione, adesso ti faccio concludere, ma voglio insomma per chiarire meglio il discorso, quando diciamo che arrivati all'uccisione di Bin Laden si era conclusa la missione, perché in realtà diciamo così, l'obiettivo dichiarato degli Stati Uniti, almeno all'inizio, era quello di fare la guerra al terrorismo, no? Ce lo ricordiamo tutti. Ma la guerra al terrorismo è qualcosa di abbastanza strano, lo notava qualche giorno fa Lucio Caracciolo sulle pagine di Repubblica, se non ricordo male. È curioso, no? L'idea di fare la guerra a un sistema di combattimento sostanzialmente, no? Quindi vuol dire poco e niente. Ma una volta che hai sconfitto, che hai ucciso sì, il tuo maggiore rivale, in teoria l'avresti dovuto appunto risolvere la questione, no? Esatto, questa è un po' la difficoltà che c'è stata dall'inizio nel far passare, nell'ottenere consenso rispetto a questo intervento. È chiaro che di solito il terrorismo, poi ovviamente sono varie differenze, però viene spesso combattuto attraverso interventi di polizia internazionale, insomma attraverso altri strumenti rispetto a un intervento su un preciso Stato. E questo è stato compreso abbastanza all'inizio, appunto, è stato accettato l'intervento in Afghanistan un po' per, diciamo, anche su questo c'è stata un po' una distonia di comunicazione, cioè sì, il tema a volte era, no, combattere il terrorismo, altre volte supportare la democrazia, che ecco, sappiamo era il tema principale. Forse c'è stata una difficoltà nel racconto, soprattutto nell'ultimo decennio, non nel primo, in cui era un po' più accettato dall'opinione pubblica l'intervento in Afghanistan. Nell'ultimo decennio era veramente più difficile da raccontare, ma non solo in Italia, anche in tanti altri paesi che monitoriamo. E ovviamente negli Stati Uniti. L'ultima campagna elettorale statunitense era stata giocata poco ovviamente sull'Afghanistan, ma anche su quello, e il tema era come uscire, come concludere questo intervento. Quindi davvero negli ultimi anni era molto più difficile da raccontare. Il che però ovviamente non ci impedisce di provare umanissima compassione e reale disperazione per le condizioni di queste persone, no? Il fatto di non aver più... C'è una partecipazione molto forte da questo punto di vista, mi sembra di capire, però, delle persone. Attualmente mi sembra di sì. Volevo aggiungere che c'è stata l'incomprensione a restare in Afghanistan con quella strategia, anche perché dopo l'uccisione di Bin Laden nel 2011 è stata anche l'epoca delle primavere arabe, quindi si notava che gli stessi popoli arabi avevano un loro risveglio, diciamo, autonomo, indipendente, quindi forse tutti noi, tutto il mondo occidentale ha immaginato che potesse esserci una possibile cambiamento di politica. Io credo che adesso tutti noi ci rendiamo conto che questa fase è una fase molto difficile, e quello che hanno detto i talebani finora sono promesse, ma di cui siamo quasi certi non manterranno, a cominciare dal voler rendere, come dire, inclusive le, sì, donne nella politica, nelle attività. Hanno promesso che non ci saranno rivendicazioni contro i militari che hanno collaborato, e hanno promesso che non saranno solidali con il terrorismo, ma questo sembra abbastanza difficile considerato che Al-Qaeda è viva e lotta veramente lì con loro, e che è, come dire, si è sviluppata ancora di più. Cioè non è più soltanto, non ha più soltanto come obiettivo la guerra all'Occidente. Al-Qaeda è diventata presente nelle amministrazioni locali, che è un po' il, come dire, il pallino che aveva lo stesso Bin Laden. Quindi convive con i talebani, appunto da 10 anni e più, per cui anche la promessa che questo luogo non sarà più a favore del terrorismo non ci crediamo. Per cui ci sentiamo tutti un po'... Se tutti consideriamo questi 20 anni un po' un fallimento, ci sentiamo un po' tutti responsabili e come minimo la prima cosa che sentiamo è quella di essere solidali intanto con le donne, che abbiamo visto sono le prime che subiscono, che vengono penalizzate. Abbiamo visto immagini veramente drammatiche, certo, di queste mamme che lanciavano i bambini, e queste sono terribili. Solo, cioè, credo che ognuno di noi possa immaginare che significa un gesto del genere. E poi l'idea che non si possa più vivere
con la libertà. Quindi è chiaro che per noi l'unica cosa è l'aiuto. Certo è immaginare un aiuto come dire, concreto e civile, perché oggi ho visto su alcuni giornali alcune scene di dove vengono ospitati. Ecco, allora, non possiamo... Sarina Biraghi sta probabilmente facendo, sì, sicuramente, facendo riferimento alla prima pagina di Libero. Io credo che la regia abbia acquisito quelle fotografie, ma nel caso comunque ve le faccio vedere con l'aiuto del nostro operatore, con la telecamera. Eccola qua, vedete, così l'Italia accoglie chi scappa da Kabul, i nostri collaboratori spediti nei Tuguri. E poi a pagina 11 ritrovate diciamo così, il dettaglio di questa di queste case che vengono definite fatiscenti per ospitare, per l'appunto, qui viene stato ospitato un interprete afghano che dice Libero, ha lavorato per 15 anni con il contingente militare italiano e qui è stato ospitato col fratello e la cognata. Io l'ho vista ovviamente questa immagine, tant'è che ho chiesto alla regia di acquisirla. Devo dire che però un po' maliziosamente ho pensato, ok, fissiamo dei parametri, nel senso che non mi piace molto l'idea di dire sempre da che pulpito, ma certo. Libero è uno di quei giornali che faceva le pulci ai rifugiati, profughi, immigrati che venivano ospitati negli alberghi e rimproverava il fatto che fossero alberghi a 4 stelle, che poi magari non lo erano. Mi fa piacere che in questo caso ci si indigni per una situazione non particolarmente felice. Fissiamo degli standard. Così so, come una battuta, insomma, però ecco. Così come mi pare che anche il ministro Di Maio abbia fissato già dei numeri, quindi non facciamo un'accoglienza senza senso e senza limiti. Faremo un'accoglienza limitata, perché mai come questa volta mi pare che un po' sia il G7 che il G20 prenderanno in mano soprattutto questo tema, no? Quello dell'accoglienza, e quindi tutta l'Europa dovrà rendersi partecipe di questa problematica. Assolutamente, qui voglio cominciare a coinvolgere anche gli altri ospiti, a partire da Massimiliano Panerari, perché la questione del G7 è molto importante. Intanto che cosa ci aspettiamo noi esattamente dal G7 e poi per l'appunto che cosa significa ospitare queste persone, in che misura. L'uscita per esempio ieri del premier sloveno ha indignato un po' tutti, il presidente del Parlamento europeo Sassoli ha detto non parla a nome dell'Europa quando ha detto noi non ospiteremo, però insomma non è stata sicuramente casuale, diciamo così, quella dichiarazione. Panarari. Ci troviamo di fronte purtroppo ad un ennesimo caso di scuola di difficoltà nelle relazioni internazionali, di problematicità nell'azione comune europea e naturalmente di fronte ad una ritirata innescata dagli Stati Uniti che non ha coinvolto nella maniera adeguata e dovuta gli altri paesi europei. È chiaro che in un contesto di crisi tutti i nodi, potremmo dire, vengono al pettine. E in questo caso a venire al pettine sono dei nodi storici, dei nodi potremmo dire ormai di lunga durata, di lungo periodo, di questa costruzione europea purtroppo zoppicante con molti punti di debolezza, uno dei quali naturalmente rispetto alle opinioni pubbliche, rispetto a una serie di situazioni politiche interne ai singoli paesi. Quello che ha detto il premier sloveno per l'appunto è la cartina di tornasole, è molto legata all'accoglienza, all'immigrazione e soprattutto alla confusione, alla sovrapposizione tra i piani delle immigrazioni che diventano di fronte a parti, a settori dell'opinione pubblica, soprattutto come ovvio in occasione di vigilie elettorali particolarmente problematici, particolarmente delicati per chi sta al governo. Naturalmente il tema della condivisione, il tema del concerto è un tema fondamentale, è stato molto opportuno da parte del Presidente del Consiglio Draghi individuare il G7 innanzitutto, che naturalmente è il primo livello fondamentale, ma poi in seconda istanza anche al G20, cercando di arrivare con una posizione
condivisa e comune come una questione essenziale. Ed è stato naturalmente anche molto positivo, dopo il primo discorso del presidente americano Biden, gli interventi sono stati molto positivi, gli interventi successivi, che rispetto ad una, potremmo dire, ad una spinta all'isolazionismo e alla decisione individuale, che era particolarmente evidente nel suo primo discorso, hanno corretto il tiro anche naturalmente per ragioni di necessità legate al fatto che, a dispetto delle promesse, gli Stati Uniti non sono evidentemente in grado di offrire tutta l'accoglienza che avevano messo potenzialmente a disposizione dei collaboratori di chi aveva aiutato in Afghanistan. Esattamente, l'aggiustamento di Biden, lo notavamo già appunto questa mattina dopo aver ascoltato ieri sera il suo discorso, è importante, vero, perché insomma segna evidentemente una nuova rotta, o è solo una questione di immagine secondo lei? È chiaro che il primo discorso ha destato tutta una serie di preoccupazioni, non solo all'interno evidentemente della NATO e dei partner europei, ma anche all'interno di una parte dell'opinione pubblica statunitense, e in particolare dell'opinione pubblica che ha votato per il Partito Democratico, che dal punto di vista, diciamo così, del soft power è più legata ai progressisti statunitensi. Certo che in questo c'è di nuovo presa d'atto e soprattutto la rappresentazione, come diceva appunto lei, molto chiara e molto evidente di una serie di contrasti all'interno degli Stati Uniti. Naturalmente la decisione del ritiro dall'Afghanistan non è una decisione di Biden, in qualche modo la implementa e la mette in atto, ma è di lunga durata, era già stata presa da Obama, nel caso di Trump aveva ricevuto un'accelerazione fortissima, innanzitutto e sempre per ragioni di politica interna, ma in questo caso è come se la superpotenza americana nella ridefinizione del proprio ruolo internazionale non avesse pensato al fatto che è appunto la punta di diamante, il perno, l'architrave della NATO e di un sistema di relazioni internazionali, quelle dell'Occidente, che naturalmente non possono prescindere da un suo ruolo che, se anche diventa meno espansivo, deve necessariamente essere di concerto e deve essere contrattato. E in tutto questo però quello che è evidente è il fatto che nel momento in cui gli Stati Uniti si ritirano rispetto alla loro presenza sulla scena internazionale, l'Europa non riesce ad essere l'altro pilastro dell'Occidente, non riesce mai a parlare con una voce unitaria. E naturalmente questo, il combinato disposto di questi due elementi per l'appunto è estremamente problematico. Esatto, è un bel problema. Lo chiedo anche al professor Pasquino, perché in realtà appunto il G7 significa coinvolgere, diciamo così, i leader sostanzialmente nel mondo occidentale. Allargare al G20 vuol dire chiamare in causa la Cina, chiamare in causa la Russia, coinvolgere in qualche modo anche la Turchia, i cui interessi non sono esattamente, no, gli interessi dell'Occidente, non sempre sono coincidenti, dopodiché noi ci ritroviamo in una condizione in cui dobbiamo tenere però insieme tutto con, diciamo così, un'aspettativa da parte di quello che è l'elettorato, diciamo così, progressista, che si ritrova però a dover fare i conti con una situazione completamente diversa. Pasquino. Certo, l'Europa deve giungere ad una posizione comune, condivisa, che è in grado di fare valere. Purtroppo ci sono diversi attori in questa enorme crisi, enorme drammatica crisi. C'è anche la NATO, naturalmente, nella quale, ricordo, c'è anche la Turchia. Ci sono poi naturalmente Cina e Russia, che hanno degli interessi, e c'è anche l'India. E c'è il Pakistan, che di solito non viene menzionato, ma che è un santuario dei talebani, dalla quale i talebani hanno tratto grandi vantaggi e grande sostegno. Potremmo dire con una battuta è la globalizzazione bellezza, perché in realtà coinvolge tutti. Non possiamo più prescindere gli uni dagli altri, sostanzialmente. Si potrebbe anche dire così, naturalmente bisogna tenere conto che ci sono diversi livelli di coinvolgimento. Certo. Io in questo tipo di dibattito trovo soprattutto due elementi molto, forse controversi, ma forse semplicemente sbagliati, di attribuire tutta la responsabilità agli Stati Uniti. Ma mi chiedo dove erano i servizi di intelligence europei e dove erano i servizi di intelligence della NATO, che pure ci sono, e quindi come mai nessuno era in grado di prevedere che i talebani erano così forti e il governo ufficiale afghano era così debole?
primo elemento. Secondo elemento, che non si può semplicemente andarsene lasciando le armi, perché questo è quello che è successo. Cioè, la ritirata doveva essere molto meglio predisposta, doveva essere strategicamente organizzata, e anche su questo devo dire non trovo che ci sia qualcuno che abbia detto questo era quello che bisognava fare e così via. Cioè, è la sorpresa di Biden che mi stupisce, anche perché per l'appunto aveva dei precedenti che doveva, di cui doveva tenere conto. Non so come se ne uscirà, è una situazione di una tristezza infinita, e preferirei che i commentatori non si soffermassero sulla esportazione della democrazia, che non era l'obiettivo degli Stati Uniti, non era neanche il nostro obiettivo, era di creare uno Stato afghano autonomo in grado di garantire l'ordine politico e civile al suo interno e di impedire il ritorno dei talebani. Questo obiettivo non l'abbiamo raggiunto, ma non è irraggiungibile, è ancora raggiungibile. Ecco, lei ammetterà però, professore, che ci sia stata, diciamo così, un'ambiguità di fondo, perché è vero, no, che quando fu dichiarata guerra all'Afghanistan, diciamo così, il motivo era la guerra al terrorismo, e poi in un secondo tempo, diciamo così, per dargli una giustificazione, si è parlato della possibilità di costruire una nazione, o almeno è quello che abbiamo fatto noi, perché forse noi non potevamo, diciamo così, esporci dall'altro versante. L'obiettivo iniziale certamente era quello di poi, no? L'obiettivo iniziale era certamente quello di colpire i terroristi. In una certa misura è stato conseguito. Vi ricordo che nel frattempo Osama Bin Laden è stato ucciso, e le attività dei terroristi sono diminuite in maniera significativa. L'obiettivo successivo era di fare sì che lo Stato afghano non venisse controllato, per l'appunto, da chi ha legami con i terroristi, qualche volta anche conflitti, e non escludo che i talebani sono in grado di controllare una parte del terrorismo, secondo, naturalmente sono anche in grado, se vogliono, di procedere se stessi ad attività terroristiche, che è un problema. Però tutto questo sembrava che si fosse perso, mentre dobbiamo sottolineare, anche per quello che abbiamo fatto noi italiani, ospedali, scuole, un intervento effettivamente umanitario nel senso di garantire i diritti umani, e soprattutto dobbiamo ricordarci che le donne in questi 20 anni avevano finalmente acquisito almeno una buona parte dei diritti. Cioè, è questo che dovrebbe preoccuparci, perché lo stato di civiltà di un paese e di ordine di un paese è dato anche dalla libertà che viene garantita alle donne. Questo è un punto rilevante, al di là di qualsiasi retorica sulla quale non voglio in nessun modo entrare. No, certo, però in qualche modo le sue parole dimostrano che, appunto, se non la democrazia, qualcosa che gli va molto vicino è esportabile, perché i diritti delle donne significano democrazia anche in qualche modo, no? Io insisto sul fatto che sono la premessa, parlo di ordine, perché l'ordine mi pare che sia quello nel quale coloro che hanno meno sono messi allo stesso livello di coloro che hanno molto. Quando c'è un ordine, quando la legge funziona in maniera adeguata sia per i poveri, per gli svantaggiati, che per i ricchi, per gli avvantaggiati, questa secondo me è già una buona situazione. Questa è certamente una premessa. In parte quella premessa l'avevamo realizzata, dopodiché l'abbiamo perduta nello spazio di forse 10 giorni, che è una cosa tremenda. Vuol dire che non siamo riusciti a convincere abbastanza afghani, che anche loro dovevano avere molto a cuore quella premessa, perché giovava a tutti loro e alle loro donne. Qui abbiamo un problema culturale non piccolo da risolvere. Ecco, ma siamo proprio sicuri che sia davvero così? Lo chiedo anche ad Antonello Caporale, perché in realtà quello che ci raccontano le cronache è di migliaia di persone che stanno cercando di scappare, quindi che evidentemente non hanno aderito in modo proprio così entusiasta al nuovo regime talebano, e di tanti uomini che invece stanno difendendo le donne che si sono nascoste nelle grotte, nelle cantine, e che sono pronti a difenderle in ogni modo, quindi che evidentemente non sono poi così distanti e così estranei a una cultura che in qualche modo si sia evoluta. Caporale. Io credo che noi commentiamo vittime di un effetto ottico, commentiamo l'Afghanistan, che è popolato da 38 milioni di persone, attraverso una telecamera posizionata all'interno dell'aeroporto, che raccoglie lo spicchio di uno spicchio di uno spicchio di un popolo, e non capisco e non so ancora se costoro, quelli che si accalcano
che si disperano all'aeroporto siano i fortunati o gli sventurati? Chi dei due popoli, il popolo grande dell'Afghanistan che resiste o vive in questo grande e montuoso paese dell'Asia centrale, oppure chi ha collaborato con l'Occidente? E che Occidente è? Un Occidente che non la superpotenza americana si trasforma in una superdebolezza e non lascia il paese, diserta, trasforma una presenza ventennale in una diserzione di massa e propone all'Europa la solita scenografia e la solita composizione, un'Europa ancillare, inconsapevole, che va indietro. In più, in tutto questo contesto, in questo commento, nella nostra suggestione, anche disperazione, partecipazione, passione per le vite di coloro che hanno aiutato l'Occidente e che immaginiamo hanno aiutato l'Afghanistan ad emanciparsi, noi manchiamo di un elemento fondamentale di una democrazia, il controllo, nessuno ne parla, come se fossero, come dire, banane cascate dal cielo, di questo trilione di dollari, di cui io non so nemmeno la consistenza, immagino grandissima, che gli americani, ma anche gli europei per parte loro, hanno speso. Tutti questi soldi dove sono andati, a chi sono andati? Sappiamo, sempre se sia vera la comunicazione dell'ambasciata russa, che il presidente in fuga, il rappresentante fedele della democrazia occidentale, ha portato con sé 186 milioni di dollari, non entrando tutti nella stiva dell'aereo, ne ha lasciati qualcuno sull'asfalto della pista di Kabul. Ha dovuto occupare 4 pick-up e un intero elicottero per trasportare il suo benessere democratico, diciamo così. Ma questo ci fa chiedere noi con chi stiamo, con quale persone, quale tribù, quale sistema, quale idea, quale passione esportiamo, come diceva il professor Pasquino. Certo. O dobbiamo soltanto commuoverci di fronte alla questa davvero ipocrita misura in cui l'Italia forse prenderà 2.500 disgraziati, la Francia qualcuno in più o in meno, la Grecia ha costruito un muro e intanto tutti insieme, perché io temo che si concluderà il C7 e pure il G20, dando una dazione di denaro ulteriore al regime di Erdogan, facendo sì che i profughi stiano sempre nella stiva, come dire, cintata e ferrata della Turchia, che è un po' occidentale, un po' talebana, un po' di sinistra, un po' di destra, è chiarissimo, un po' sopra, un po' sotto. Sì, è chiarissimo il discorso che fa Caporale, il che ci porta poi a ragionare anche di possibili trattative o di lotte, la guerra di Massoud, ma anche la possibilità appunto di aprire un'interlocuzione, tutto questo dopo la pubblicità. Sono le 8.31, allora chi sfogliasse i giornali questa mattina e mettesse per esempio a confronto La Stampa e La Repubblica potrebbe trovare per esempio questa situazione. Allora, La Repubblica nelle sue prime due pagine ha un'intervista firmata da Bernard-Henri Lévy a Massoud, che ormai appunto abbiamo imparato a conoscere come il figlio del leggendario condottiero, quello che fu ucciso due giorni prima dell'11 di settembre, e che a Henri Lévy dice: combatto contro i talebani e non mi arrenderò, anche se in realtà poi nei giorni scorsi aveva fatto trapelare l'ipotesi di un possibile accordo con i talebani. Massoud nei giorni scorsi aveva anche fatto un appello affinché fosse finanziata la resistenza e in questa intervista infatti dice: è assurdo che non ci siano state lasciate per esempio le armi degli americani, però poi ha detto: noi parliamo appunto con i nostri nemici ma non accettiamo diktat. Bene, queste, dicevo, due pagine importanti, no, a cui viene dato un certo risalto da Repubblica, tant'è che ci fa anche il titolo di apertura del giornale: la mia sfida ai talebani.
Se noi però prendiamo l'altro quotidiano, un altro quotidiano che è importante come La Stampa, e andiamo a leggerci l'articolo di Domenico Quirico, che come sapete è un cronista, è un inviato che ha un'esperienza enorme alle spalle. Ebbene, a pagina 7 della Stampa Quirico ci racconta quella che definisce la rivoluzione totalitaria Taliban un contagio per i musulmani. E a un certo punto Quirico dice, insomma, parla di questa situazione, dice noi promettiamo di portare via tutti i nostri afghani, fra virgolette, no? Ammettendo così in modo esplicito che degli altri, quindi degli altri milioni di afghani, non ci riguardano, li abbiamo già consegnati senza troppi sudori al rimorso della cura dei fanatici. Poi dice, ognuno pensa ai propri, no? Allora i giornalisti salvano i giornalistici, i medici salvano il personale sanitario, le femministe le donne, gli scrittori, senza che nessuno pensi che l'Afghanistan sostanzialmente così verrà svuotato della quella che potrebbe definire, no, una classe dirigente della società civile che più si era impegnata, impoverendolo sicuramente, ma il problema è che se l'alternativa è la morte non si sa cosa sia meglio. E a proposito della resistenza del nord, scrive ancora Quirico, è scomparsa, lui dice, in poche settimane. I leoni del Panjshir erano stanchi, chiacchieroni senza seguito. Massoud Junior, tipo azzimato e inconcludente, vivrà ormai a Parigi, nel sesto sciccoso arrondissement, dove in coppia con il filosofo delle star, appunto Bernard-Henri Lévy, terrà ben remunerate conferenze sulla disperante tragedia afghana e scriverà toccanti editoriali per Le Monde. Insomma, una visione proprio opposta di quella che è la situazione. In tutto questo, appunto, ci siamo noi che discutiamo se si debba o no, esatto, salvare 2.500 persone, se si debba o no trattare con queste persone e a che livelli. La chiudiamo, diciamo, questa querela o no? Ma noi dobbiamo discuterne, perché noi dobbiamo tenere presente gli appetiti che ci sono su questa terra, su questo paese. L'Afghanistan è un paese ricchissimo di materie prime. In Afghanistan ci sono giacimenti di rame, di gas naturali, di greggio, di litio. Noi sappiamo quanto fa bisogno di litio avremo da qua a 10 anni. Quindi è un paese molto ricco da questo punto di vista. Non per niente il Pakistan è il paese che più sfrutta l'Afghanistan, foraggiandolo con finanziamenti, con armi soprattutto, e immaginando di sfruttare le ricchezze. La Cina, stesso discorso, per cui noi dobbiamo tenere presente la ricchezza di un paese che non è soltanto talebani, non è soltanto fondamentalismo, ma è anche una società, esatto, una società che in parte si è evoluta, emancipata grazie a questi 20 anni che, giustamente, come si diceva prima, sono stati anche 20 anni di progresso, cioè le università, gli studenti uomini e donne che hanno studiato, il lavoro, per cui è un paese che, al di là dei collaboratori dell'Occidente, ha un suo popolo, ha una sua gente, ha gli strumenti per poter crescere, per poter vivere bene, no? Un po', ricordiamoci un po' come la Libia, quando dicevamo ma sono poveri, però la Libia era un giacimento di petrolio, quindi il popolo poteva benissimo vivere, certo, poi con un dittatore era diversa la questione. Quindi noi dovremmo considerare tutto questo, e io non credo che il G20 non prenderà coscienza di questo problema, e né possiamo, passata la festa, cioè non possiamo chiudere questo problema soltanto pensando all'accoglienza, e fatto quello ci puliamo la coscienza, in sostanza, no? Non può essere questo, dobbiamo tenere presente. Io non credo neanche che sia finita però la lotta nel Panjshir, io credo che questa armata che sta lì è un'armata, il Panjshir è proprio la parte più interessata da parte
Pakistan, per cui credo che sarà foraggiata ancora. Sì, tra l'altro le ultime notizie che arrivavano erano anche di un attacco, di non confermate, di diversi feriti, eccetera, eccetera. Però anche lì, e lo chiedo sia a Pannerari che a Pasquino, c'è, diciamo così, anche un tema di opportunità strategica, no? Nel senso che nel momento in cui Massoud dice dovete, si appella ai popoli occidentali, alle nazioni occidentali, dice finanziate la resistenza, dichiararlo ufficialmente forse non è così opportuno, o sì? Prima Pannerari. Sì. Prima Pannerari. In ordine alfabetico. Sì, naturalmente qui c'è un tema di opportunità che è un tema molto forte. C'è un tema di opportunità internazionale, naturalmente, nelle relazioni internazionali, perché noi stiamo parlando in questo momento di G7, di G20, è stato giustamente evocato il Pakistan, c'è per esempio anche il tema dell'India, nel senso che l'India, avversaria acerrima naturalmente del Pakistan, ha investito una quantità incredibile di denaro all'interno del tentativo di nation building fallimentare purtroppo del Pakistan, e si ritrova a sua volta con una serie di problemi interni. E poi c'è un problema di opinioni pubbliche, nel senso che quello che stiamo misurando adesso è il fatto che, a differenza di quanto avviene nei regimi autoritari, nel caso delle democrazie liberali l'opinione pubblica ha un ruolo rispetto alla politica estera, nel senso che le trasformazioni del comportamento, della condotta, della linea statunitense rispetto all'Afghanistan sono esattamente l'effetto dell'impatto dell'opinione pubblica e dei cittadini elettori rispetto alle varie amministrazioni, nel senso che da Bush Junior fino a Biden si sono verificate delle trasformazioni all'interno dell'elettorato, all'interno delle visioni dei cittadini elettori, che per l'appunto hanno determinato poi una trasformazione significativa fino a quello che è avvenuto oggi. Ecco, cosa che una volta avveniva molto meno, Pannerari, c'era meno, diciamo così, attenzione per quella che era la cosiddetta opinione pubblica, almeno da questo punto di vista, tant'è che no, si riconosceva una linea di continuità politica, proprio per quello che riguardava la diplomazia estera, che in qualche modo esulava persino, non dico dai governi in carica, ma quasi. Assolutamente, da un lato c'era, diciamo così, un consenso di fondo, dall'altro ci sono state delle trasformazioni, per un verso molto collegate appunto alla storia statunitense, nel senso che gli Stati Uniti, da paese isolazionista, quello della dottrina Monroe, a lungo diventano il paese della cosiddetta presidenza imperiale, come la chiamano gli storici e i politologi, che all'indomani della disfatta in Vietnam deve ritarare e rimisurare la propria politica estera di fronte ad un'opinione pubblica che, appunto, dopo quanto avvenuto in Vietnam, accusa la presidenza di avere forzato i limiti costituzionali, di essersi comportata in una maniera dissonante rispetto a quello che all'interno della grande democrazia americana, come si dice, doveva essere il rispetto della volontà popolare. Dall'altro, naturalmente, c'è anche un tema di diversificazione delle forze politiche, nel senso che in un contesto in cui le politiche interne e le politiche economiche hanno vissuto forme di riallineamento e di minore diversità, la politica estera è oggi uno dei pochi temi, dei pochi settori nei quali si misurano per l'appunto delle differenze reali effettive tra le forze politiche all'interno dei singoli paesi. Ecco perché tutto questo naturalmente è un tema decisivo di cui si deve tenere conto, ed è la grande differenza, la differenza sostanziale rispetto a regimi autocratici, a regimi dittatoriali, a paesi con i quali si deve avviare naturalmente un confronto, evidentemente come la Cina, che sta estendendo il suo protettorato sul Pakistan, che ha già il suo protettorato sul Pakistan, lo sta per estendere sull'Afghanistan, che è in impegnata nell'egemonia sulle terre rare di cui si diceva prima, nel senso che il litio e altri minerali sono assolutamente fondamentali per sostenere lo sviluppo tecnologico, e rispetto alla Russia. Ecco, questi paesi ovviamente non hanno un problema di rispondere alle proprie opinioni pubbliche rispetto alle loro azioni di politica estera, e questo ovviamente vale anche per la Turchia, che, come ricordava il professor Pasquino, è un problema nel problema, nel senso che è il secondo esercito all'interno della NATO. Infatti, anzi, per certi versi c'è anche più comodo. Professor Pasquino. No, la situazione, come ovvio, e qui è una banalità pazzesca che produco, è complicatissima, perché non soltanto si intrecciano interessi, ma si intrecciano anche memorie storiche. Cioè, la Russia ha perso a suo tempo
l'Unione Sovietica ha perso a suo tempo la guerra in Afghanistan e probabilmente i militari di allora qualcosa hanno imparato e stanno dicendo sicuramente a Putin e ai generali di oggi. La Cina sa che quello è un territorio certamente molto utile per la Via della Seta, ma anche molto complicato e può essere molto costoso. Costoso in termini, come dire, economici per la Cina stessa, almeno in una prima fase, e forse anche in termini politici, aumenterebbe così il tipo di contrasto che già esiste con gli Stati Uniti. Però la domanda che mi pareva più interessante era quella che lei aveva fatto prima a proposito di Massoud, certo. Aiutare o non aiutare Massoud? E dichiararlo anche, perché no? In qualche armarlo. Modo dichiararlo, sì, nel senso che dichiararlo, no, dichiararlo no, ecco. Dichiararlo non bisogna, ma anche aiutarlo mi pare molto complicato, soprattutto lo si può fare in chiave di negoziati. Guardate, cari talebani, che se voi non accettate un minimo di proposte che noi vi faremo in un eventuale negoziato, che io credo debba essere aperto, so che in Italia c'è questo discorso sul parlare o non parlare con i talebani, ahimè bisogna parlare con i talebani, se controllano una parte del territorio, perché tutto non lo stanno controllando, una parte del territorio, se controllano militarmente le zone importanti, bisogna inevitabilmente parlare. E allora si può utilizzare Massoud dicendo: noi siamo in grado di finanziare una parte della resistenza armata e quindi cerchiamo di giungere a qualche accordo. Come lo dico, come l'ho detto, come l'ho pensato, vedo subito i contro a questa mia proposta, perché come, ci sono cose negoziabili e cose non negoziabili. Come si negozia, ad esempio, sulla Sharia? Possiamo noi occidentali, lo metto proprio così e mi metto fra gli occidentali, dire ai talebani che negoziamo ma loro non dovranno mai applicare la Sharia? È chiaro che a quel punto i talebani si alzano dal tavolo, e se non ci sparano prima di andare via, comunque ci lasciano lì seduti, sì. E finisce la storia. Cioè, su che cosa negoziamo? Bisogna quindi anche qui trovare una posizione comune. Mi viene in mente, ma so che è una proposta che al momento non esiste, mi par di capire, che tutto questo dovrebbe tornare nelle competenze e nelle prerogative delle Nazioni Unite, che è notoriamente un luogo dove i conflitti e i contrasti continuano ad esistere, ma dove almeno si può discutere. Io credo che una qualche riflessione su questo debba essere fatta. Sicuramente. Antonello Caporale, fra l'altro si aprirà la sessione, no? Quella di settembre, la sessione conclusiva delle Nazioni Unite, come sapete è un appuntamento importantissimo che cadrà proprio in una situazione di grande crisi. Però ecco, la questione del negoziare con chi continua a essere alta anche nel nostro paese. Ieri c'è stato un editoriale di Romano Prodi che andava in questo senso e che è stato usato immediatamente, diciamo così, da coloro che avevano difeso già la posizione di Conte, che aveva detto appunto con i talebani bisogna discutere, come elemento in appoggio, anche se poi le critiche, diciamo così, alle parole di Conte erano state più, diciamo così, sulla valutazione della apparente essere moderati dei talebani, più che tanto sul negoziare. Caporale? Si negozia con chi ha il potere. Quello è... E non possiamo sceglierci noi i vincitori, anzi noi abbiamo scelto dove perdere, e infatti l'America ha disertato. Non possiamo noi decidere o trasferire in una tasca delle nostre capienti giacche l'Afghanistan in Europa. Volevo dire due cose a proposito di Massoud, del figlio del leone. Ho visto che intanto l'Occidente ha finanziato il Prato all'inglese, il resort dal quale ha fatto una conferenza stampa, e temo che Quirico abbia ragione, che da leoncino lo ritroveremo, come dire, tigrotto, coniglio, insomma, personaggio e personalità molto, molto disponibile sui media, meno forte nelle relazioni in quel territorio. Noi non conosciamo ancora nulla, purtroppo, della civiltà afghana, del fatto che i talebani siano così forti o così potenti o così crudeli, e perché, le ragioni per cui 300.000 soldati sono stati annientati senza sparare un colpo, hanno disertato in un attimo. Perché? Per quale motivo? Il fatto che l'Occidente voglia prendere soprattutto chi ci somiglia è una condizione che ha la radice storica nei valori insuperabili di libertà e di democrazia,
ma anche nella condizione sempre difficile dell'Occidente di rispettare profili, mondi diversi. L'Occidente è una parte di questo mondo e certo noi non comprendiamo la complessità, l'enormità, la distanza che ci separa dall'Islam e da quel mondo a cui noi siamo lontanamente, siamo, come dire, sempre timorosi, abbiamo una relazione difensiva con essi. Sì. E trasferiamo nel mondo, volendo esportare la democrazia, soltanto guerra e altra guerra. Siria, Iraq, Libia. Per esempio, ci siamo dimenticati che abbiamo, credo, lasciato in Libano 2000 carabinieri, forze militari italiane, parlo dell'Italia, certo, come cuscinetto con Israele. Che ne sappiamo? Che ne facciamo? Quale senso e quale sviluppo ha? E ridefinire la politica estera significa anche capire che l'Europa in questo modo è solo un'ancella, per cui un'ancella persino inconsapevole, del tutto inutile ai profili di una relazione proficua e costruttiva con l'alleato statunitense. Se ne va Biden attraverso una dichiarazione così incredibile. Io ho ascoltato, come immagino voi, le parole davvero fuori dal comune per la loro incredulità, per la superficialità con la quale illustrava il cambio di passo dell'America, senza una telefonata, una comunicazione, un'organizzazione di questo ritiro. Vogliamo capire che in questo modo l'Europa potrà solo commentare i fatti del mondo, ma non esserne protagonista. Finché non, sì, non avrà, diciamo, una sua rilevanza reale. Funge da osservatore esterno, commentatore magari anche appassionato, ma ininfluente. Possiamo ospitare il pensiero, ma nessuna azione. Vedremo se saremo in grado di fare qualche cosa. A proposito di osservatori esterni, Sarina Biraghi, prima di chiudere, diciamo, chiudiamo questo capitolo sull'Afghanistan, perché poi ci occuperemo appunto di Covid e anche di politica. Ti volevo fare una domanda da giornalista donna. Avrai sicuramente notato come ci sono alcuni quotidiani sollecitano da diversi giorni l'intervento delle cosiddette femministe, no? Oggi per esempio ci ritorna sopra il giornale quel muro di silenzio delle radical di sinistra: si dicono femministe ma per le donne afghane parole di circostanza, e si stigmatizza per l'appunto la figura di alcune colleghe. Quando ieri per esempio Linda Laura Sabasini sulla Stampa diceva: guardate che le femministe non solo ci sono ma stanno lavorando come sempre, voi non avete nemmeno un'idea, ed è vero, posso confermarlo, facendo liste, telefonandosi, inserendo donne che conoscono sugli aerei che arrivano in Italia. Quindi c'è in realtà uno straordinario impegno. È un lavoro molto ecco, più low profile, forse, esatto, direi, ma che perché non è il momento di... Però c'è, diciamo così, questa... No, ma perché? Perché ci... Che voglio? Si vorrebbe maggiore visibilità di certe azioni, e la cosa che secondo me invece non è stata molto, cioè il contrasto che c'è in questa cosa a proposito delle donne, è che noi siamo abituati a parlare quando le cose sono lontane da noi, quando sono vicine non ne parliamo. Le femministe sono state accusate, per esempio, secondo me anche a ragione, del poco che hanno detto, del poco che hanno fatto. Ultimo caso, il caso di Saman Abbas, la ragazzina pakistana scomparsa dai radar dopo che i genitori volevano farla sposare con un parente. Allora, in quel caso... All'inizio, sì, è stato sicuramente sottovalutato. All'inizio è stato sottovalutato. Ecco, quello è un caso di una ragazza pakistana che è una donna di quel posto. Cioè stiamo parlando del Pakistan fondamentalista, stiamo parlando di modalità che sono le stesse applicate a Kabul. La ragazza non portava il burka, ma era vestita alla pakistana, era una ragazza che non poteva seguire, come dire, la normalità occidentale di una giovane di 17-18 anni. Ecco, in quel caso è stato fatto poco. Lo stesso si dice adesso, però io capisco che
si vorrebbe maggiore presenza, maggiore visibilità su certe cose, così come ieri è stato subito stigmatizzato, è iniziato il campionato, nessuno si è inginocchiato per le donne di Kabul. Ora io direi di non fare tutte le volte un tira e molla su questa situazione, però riconoscere che effettivamente l'impegno delle donne italiane, di molte donne italiane per le donne afghane e non solo per quelle afghane, sia chiaro, c'è e resta fondamentale. Ed è assolutamente straordinario. E comunque per i cultori segnalo che comunque ci sono articoli di donne. Che ne parlano. Quindi state tranquilli che le femministe ci sono. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra qualche minuto. Allora, sono le 8:59 in questo momento. Ripartiamo dai sondaggi fatti dall'Istituto Piepoli. Livio Giugliuto, vicepresidente dell'Istituto Piepoli, ha cercato di analizzare, diciamo così, i sentimenti degli italiani riguardo alle vaccinazioni, al Green Pass, no? A come avremmo immaginato e come, insomma, quale sarebbe stata la nostra reazione di fronte a certe imposizioni. Segnalo questa mattina l'intervista che dà il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, che dice: a metà settembre l'80% di vaccinati, se non ci arriviamo valuteremo l'obbligo. E poi dice: penso, insomma, che la cosa migliore sarebbe obbligare quelli che rischiano di più, quindi dai 40 anni in su. Una volta l'obbligo era per i bimbi per andare a scuola, invece in questo caso è per quelli che hanno dai 40 anni in su. Giugliuto, andiamo un po' a vedere i suoi sondaggi allora. Beh sì, iniziamo dal Green Pass, ecco. Cerchiamo di capire qual è il livello di consenso nei confronti della sua estensione, perché poi il consenso rispetto all'esistenza del Green Pass ovviamente è altissimo, ma alla sua estensione, quello che è successo, no? Sì. Aerei, navi, treni a lunga percorrenza, il consenso è piuttosto elevato, i favorevoli in Italia sono i 2/3 della popolazione. Mm-hmm. È chiaro che c'è una distanza tra una parte politica e l'altra, ma in realtà non è la più grande, diciamo, è più raccontata che reale questa distanza. Mm. Vediamo che 71% degli elettori del centrosinistra sono a favore, 68% del Movimento 5 Stelle, quindi sostanzialmente uguale, sì. Un po' meno gli elettori del centrodestra, ma sempre in maggioranza a favore del Green Pass. E questo ci racconta una cosa che forse ci stiamo dicendo un po' poco, e cioè che la grande distanza tra favorevoli e contrari ai Green Pass è in realtà la distanza che c'è tra vaccinati e non vaccinati. I vaccinati sono circa il 60% degli italiani, ovviamente sono favorevoli al Green Pass, mentre ovviamente la restante parte, i meno favorevoli, sono in larga parte quelli che ancora non hanno fatto la vaccinazione. Mm-hmm. È chiaro, c'è una componente di diciamo più Bovax che Novax, diciamo, sì. Più non del tutto convinti dalla vaccinazione, c'è una maggioranza tra gli elettori di centrodestra rispetto agli elettori di centrosinistra. Probabilmente l'errore principale che possiamo fare sulle vaccinazioni è rappresentarli come una parte disinformata, cioè una parte con un livello di studio, un titolo di studio più basso. In realtà non è così, è una parte di popolazione molto spesso con un alto titolo di studio che va convinta, va motivata, gli va in qualche modo sottratto questo dubbio. Il professor Richeldi, che era stato nostro ospite qualche tempo fa, in realtà diceva che erano diversamente informati. Cioè persone, come diceva lei, che giusto, ma in alcuni casi hanno anche un alto livello culturale, ma magari non, diciamo così, nello specifico per esempio della virologia o dell'immunologia, che quindi erano convinti di essere in grado di districarsi fra le pubblicazioni scientifiche, non riuscendoci invece, andando a prendere delle cantonate clamorose nel caso appunto sui vaccini. Quindi lei ha ragione. Possiamo dire una cosa, che in realtà sono troppo informati, senso che quello che sta succedendo è che abbiamo veramente una massa enorme di informazioni in cui sta diventando sempre più difficile districarsi. Però diciamo una cosa,
che abbiamo iniziato questi studi circa a novembre-dicembre dell'anno scorso, quando è arrivato il vaccino, cioè quando si è saputo finalmente abbiamo un vaccino. Ricordiamoci che per tutto l'anno precedente la grande maggioranza degli italiani ci dicevano: ma com'è possibile che in una situazione di emergenza non stiamo riuscendo a fare rapidamente un vaccino? Certo. Poi questo è arrivato e sono nati i contrari alla vaccinazione. Va detto che sono un 20% da gennaio, e che questo 20%, lo raccontiamo spesso, è veramente uno zoccolo duro. Non sono cambiati, non sono cresciuti così tanto, però noi intanto abbiamo vaccinato tutti gli altri, o quasi tutti gli altri, insomma abbiamo vaccinato veramente molti, e quindi sarà molto difficile convincere questo 20%, scalfire quel 20%. Però è importante quello che lei ha detto, cioè che non sono, cioè sono sempre quelli, non sono aumentati, quelli erano e quelli sono rimasti. Ed è quasi impressionante come il 5% sia di Novax, diciamo così, sì, la raccontiamo semplice, però diciamo quelli anche ideologicamente convinti del fatto che non andasse fatto, e il 15% sono proprio questi incerti, titubanti, magari aspettano qualche mese in più, vorrebbero aspettare qualche mese in più. Questa parte molle di questo zoccolo duro sarebbe quello più facile da colpire, però vediamo che si fa veramente fatica. Quindi quell'80% che diceva il sottosegretario Sileri è un obiettivo raggiungibile, però non facilissimo poi da superare per arrivare a una quota superiore, perché quel 20% stiamo facendo veramente fatica a convincere. Ok, dopodiché ho visto lei si è occupato anche del Green Pass a scuola per i professori, perché in questi giorni, fra ieri e oggi, si è discusso moltissimo anche di scuola, perché in questo caso è stato il ministro dell'istruzione a parlare appunto della possibilità dell'obbligo del Green Pass per i professori, dicendo chi non ce l'ha verrà destinato ad altre mansioni, sospeso. Insomma verrà sospeso, che sarebbe pure peggio. Sta succedendo qualcosa di strano, o almeno in realtà piuttosto prevedibile nell'opinione pubblica, e cioè la parola obbligo è una parola che suscita qualche reazione non molto positiva. Abbiamo notato che ogni volta che chiediamo a qualcuno sei d'accordo al fatto che serva il Green Pass per fare una certa attività, abbiamo un certo livello di consenso. Chiamarlo obbligo crea qualche difficoltà in più, qualche resistenza in più nell'opinione pubblica, in particolare nell'opinione pubblica di centrodestra, lo vediamo anche in questa slide, c'è una quindicina di punti percentuali di distanza. In realtà, vuoto per pieno, gli italiani sono abbastanza a favore alla vaccinazione obbligatoria per alcune categorie, quelle che hanno a che fare con alcuni servizi fondamentali, la scuola. Abbiamo notato che i genitori sono molto più a favore del resto della popolazione alla vaccinazione obbligatoria per i professori. Quindi genericamente c'è un consenso piuttosto elevato. Però la parola obbligo, abbiamo notato, genera qualche resistenza nell'opinione pubblica, viene percepita come appunto come quello che è, quindi effettivamente un obbligo, e fanno una certa fatica ad accettarlo una quota importante di italiani, appunto più di centrodestra che di centrosinistra. Quindi è più, diciamo così, anche una questione forse etica legata alla concezione stessa di libertà. Grazie Giuliuto. C'era ancora una cosa che però le volevo chiedere, perché dalle cartelli che io ho ce n'erano un paio molto interessanti che, diciamo così, ci aiutano a chiudere questo discorso in parte, perché molto è legato anche questo atteggiamento di fiducia, di apertura a chi ci governa, ovviamente, no? Se hai fiducia in chi ti governa, in chi ti sta proponendo una certa soluzione, forse sei più disponibile ad accettarla. Se invece non ti fidi, è facile che tu ti tiri indietro. E mi sembra di vedere che il trend, per esempio, del governo, tutto sommato, insomma, non sia molto cambiato, no? Il trend di fiducia nei confronti del governo, noi questo lo abbiamo detto già qualche mese fa, nettamente dall'andamento della campagna vaccinale e dall'andamento della pandemia. C'è stato un inizio molto alto di fiducia nei confronti sia del governo che del Presidente del Consiglio. Una piccola annotazione: la fiducia nei confronti del Presidente del Consiglio è dall'inizio un po' più alta di quello del suo governo. Quindi diciamo c'è più fiducia nella persona di Mario Draghi che nel governo che lui stesso guida, lo vediamo anche in queste slide, ed è una fiducia sostanzialmente trasversale. E questa non è una novità, però mi sembra, cioè, se non ricordo male, è un fenomeno che si verifica abbastanza spesso, soprattutto negli ultimi anni, per cui, diciamo così, il leader abbia, diciamo, un consenso maggiore rispetto alla coalizione di governo.
Questo è successo quasi sempre, tranne in alcuni casi di presidenti del Consiglio che non godevano di un consenso troppo elevato, il governo l'aveva sostanzialmente raggiunto. Invece adesso la fiducia a Mario Draghi dall'inizio è più alta rispetto a quella del suo governo. C'è stato un momento di flessione, eh? In realtà il momento di flessione è stato legato soprattutto alla difficoltà nel raggiungimento, ricorderete, di quella famosa quota 500.000 di vaccinati al giorno. Certo. Ad aprile, quando è stata raggiunta, gli italiani hanno pensato ce l'abbiamo fatta, ci hanno dato un obiettivo, l'abbiamo raggiunto, e quindi diciamo un plauso al Presidente del Consiglio. Adesso il livello di consenso è ancora elevatissimo, sia del governo che del Presidente del Consiglio, superiore al 60%. Piccola annotazione: nella storia degli ultimi 20 anni della politica italiana non c'è mai stato un Presidente del Consiglio con un livello di consenso così alto. Va detto che Giuseppe Conte ci è andato davvero molto vicino, ha raggiunto il 60% di fiducia, sta durando veramente da molto tempo. Tanto dipende veramente dalla gestione adesso dei prossimi mesi della pandemia. Ancora credo poco all'impatto di quello che ci dicevamo prima, Afghanistan, temi di politica estera, ancora questo probabilmente non è il centro dell'opinione. Il centro dell'opinione è e resta la gestione della pandemia, finché ovviamente questa esisterà, speriamo il meno possibile. Ovviamente. Allora, Antonello Caporale, detto questo e raccontato quello che abbiamo mostrato, ti volevo chiedere se appunto questa ipotesi di obbligo della vaccinazione, secondo te, insomma, sarà poi percorsa oppure no, perché insomma, non è così scontato e così semplice. Secondo me non sarà percorsa, ma secondo me sarebbe l'unica strada possibile, ecco, che si può fare, con tutti i paradossi, le contraddizioni, anche i limiti della vaccinazione. E naturalmente ci fanno dubitare, riflettere, appassionarci, però senza l'obbligo noi rimaniamo con il confronto televisivo, i Novax, i Bovax, i Nivax, coloro che per motivi psicologici, per motivi personali, etici, ritengono che la vaccinazione sia da respingere. Mi colpisce molto, molto più che la quota dei docenti o del personale scolastico, quell'altra veramente enorme dei sanitari che hanno rifiutato la vaccinazione. Sì, i sanitari ci hanno spiegato che in realtà non sono, no, lo dico, tu lo sai sicuramente, ma lo dico per chi ci ascolta, non sono solo medici, sono dal portantino al medico. È importante dirlo, perché certo. Ma nella grande platea del personale dipendente dalle ASL, noi immaginiamo che tutti lavorano fianco a fianco con i medici, con i portantini, con gli infermieri e soprattutto con la malattia e con la cura. Bene, se essi sono in così rilevante numero, resistenti all'idea che la scienza ci dice l'unica per debellare questa malattia, questa pandemia, beh, mi colpisce molto. E mi colpisce pure una dichiarazione che purtroppo è realistica, ce l'ho qui nel telefonino ma la conosco a memoria, del 13 maggio del Premier Draghi, che dice: dobbiamo prepararci alla prossima pandemia sperando che questa finisca presto. Voglio dire che noi ci avventuriamo in un mondo nuovo dove virus si moltiplicano e purtroppo si fanno sempre più letali e più invadenti, invasivi, e ciò che non abbiamo conosciuto o abbiamo conosciuto solo di striscio nei prossimi anni sarà invece un tema centrale delle politiche generali e naturalmente sanitarie dei governi. E il fatto che il Presidente del Consiglio abbia annunciato ciò che la scienza ormai ci dice, che nei prossimi anni altri virus di uguale pari letalità possono presentarsi nella nostra vita e travolgerci, non ci fa stare tranquilli e soprattutto ci dice che noi vivremo questa sorta di mobilitazione sanitaria in modo quasi permanente, che è questo che è il dato più preoccupante della condizione della nostra vita, perché oltre il vaccino c'è la costruzione di un'identità, di una forma di relazione che sarà modificata. Noi non so per quanti anni ci porteremo dietro la mascherina e temo che per molto molto tempo
avremo sempre questa sorta di diffidenza, di allarme, no? Compiuto dentro noi stessi per l'altro, verso l'altro, e questo è un danno enorme alla società, alle relazioni e soprattutto alle persone più giovani. I ragazzi come fanno? È assolutamente vero quello che stai dicendo, è un cambiamento epocale, così come lo è anche quello del mutamento climatico. Sono proprio due strade che portano a mondi diversi ai quali forse noi stiamo assistendo adesso e che non so quanto siamo preparati. Ci dobbiamo fermare, scusa se ti ho interrotto, ma ci dobbiamo fermare perché ho la pubblicità, qualche minuto e poi torniamo. Allora, alle 9.19 l'ultima parte della nostra trasmissione la dedichiamo invece a quelle che sono le poche, per la verità, polemiche politiche, però è anche vero che siamo ancora al 23 di agosto e insomma, anche se no, le amministrative incombono. E questo dovrebbe aiutare. Il fatto che non ci si surriscaldi tanto, evidentemente qualcosa vuol dire, però forse si lavora sotto. Io direi che in questo momento il problema del Green Pass e dell'obbligo vaccinale prende i partiti e infatti le dichiarazioni sono tutte intorno a questo tema, anche perché sono le cose che più interessano le persone, cioè il rientro a scuola, che è un banco di prova, diciamolo pure per ora, e il problema dei sanitari e soprattutto il problema del vaccino, che è vero che ci sono gli esitanti, diciamo, i dubbiosi, però ricordiamoci pure che a noi ci hanno detto che il vaccino era l'unica arma contro il Covid. Oggi ci ritroviamo vaccinati col Green Pass e con i vaccinati contagiati. Quindi la gente è un po' che però non disorientata. Muoiono. Non muoiono, però la gente ci dicono disorienta, tutti che negli ospedali al 99% i ricoverati allora in terapia intensiva sono. Allora contiamo solo i ricoverati in terapia intensiva, non minacciamo, tra virgolette, ci sono 5.000 contagiati, rischio zona gialla, rischio zona arancione. Cioè facciamo una comunicazione, perché come si diceva prima, c'è una sorta di infodemia comunicativa, troppe informazioni. Allora cerchiamo di fare una comunicazione più trasparente, più normale, e allora il cittadino forse si convince, perché effettivamente quello zoccolo duro di persone che non si riesce a convincere forse non bastano, e io credo siano gli unici che possono farlo. I medici di base, che sono quelli che hanno un rapporto, diciamo, più stretto col cittadino, di conoscenza maggiore di patologie, perché sappiamo anche che c'è gente che pur di non fare il vaccino, pur di non avere il Green Pass, si sta inventando le malattie più strane per avere un certificato medico. Ecco, io direi che questo non deve funzionare, non deve accadere, piuttosto il medico deve convincere proprio sulla bontà, chiamiamola bontà, del vaccino e sul beneficio, certo, rispetto al rischio, no? Certo. Questo intendo. No, questo è verissimo. Oppure si falsifica nel Green Pass, adesso capito, non ricordo questo più non si può. Su quale cronaca ma locale sì. Stamattina leggevo di una centrale della falsificazione del Green Pass. La falsificazione con i problemi poi che questo genera, perché abbiamo sentito i presidi che hanno il problema del controllo del Green Pass, la verifica del nome, della scadenza. Ecco, sono tutti problemi che stanno all'interno. Lo stesso problema delle aziende, no? Entrare nei posti di lavoro col Green Pass, nei posti di lavoro no, nelle mense sì. Cioè sono tutte contraddizioni e problematiche per una certificazione che abbiamo sentito, il 63% degli italiani è convinto della bontà di questa certificazione. Allora eliminiamo tutto quello che è problematico e facciamo in modo di adeguarci tutti. Forse così non ci sarà bisogno dell'obbligo, che io ritengo, dopo con l'80% di popolazione vaccinata, l'obbligo a questo punto, insomma, mi sembra anche, non so, una contraddizione, una caduta. Cioè, che serve ora per obbligare i medici che sono rimasti e i professori? Che comunque, perché poi certo, alla fine certo, anche loro sono tanti vaccinati, non additiamoli come gli unici. Certo, per fortuna sì. Professor Pasquino, lo chiedo anche a lei, perché
appunto sembra che tutto sommato il dibattito politico, le discussioni intorno alle amministrative, ma non solo, vivano un momento di stanca. È solo la pausa agostana oppure diciamo quello che c'è sul piatto non è travolgente? Io, se devo guardare le polemiche del giorno, per esempio, qualcosa un po' sulle sardine a Bologna, qualche cosa sulla candidata del Movimento 5 Stelle di Milano, ma veramente poca roba. Ma anzitutto faccio un po' di pubblicità Progresso. Io ho il Green Pass regolare. Attenzione a farlo vedere, che lo sa che poi clonano subito. Taroccato, non lo faccia vedere, non professore. Si deve far vedere. Non lo faccia vedere. Faccia vedere solo. Non è taroccato. No, lo taroccano. Ma ho capito. Sono quelli. Guardi, approfittiamo per fare un appello anche a chi è tutto contento e fa la foto e la posta sui social. Non lo fate. No, perché non si quelli, può fare. Che, okay. Quelli che viene ne rubato. Approfittano vi prendono i dati e poi li duplicano. Quindi ci sarà un altro pasquino che va da una parte e dice: io ho il grippa, ma non è lei. Quindi non lo, siamo contentissimi che lei ce l'abbia, ma non lo faccia vedere. Ok, spero che controllino l'identità. Secondo, volevo dire una cosa sul vaccino, perché mai nella storia dei vaccini un vaccino è stato trovato, è stato, come dire, organizzato nello spazio di tempo così breve come in questo caso. E quindi è un omaggio alla scienza, ai ricercatori, scienziati e così via. Dopodiché, terzo elemento che credo sia da sottolineare, i medici, gli operatori sanitari dovrebbero sentire la necessità di vaccinarsi, però in una certa misura deve esserci anche qualche cosa di più. Se non lo fanno, bisogna trovare delle modalità per le quali o non entrano in contatto con i pazienti, con le persone, oppure semplicemente non possono continuare a lavorare in quel tipo di lavoro che stanno svolgendo. Non so se questo fa parte della campagna elettorale, probabilmente no, perché stiamo parlando di grandi città nella quale il tasso di vaccinati è molto elevato. Mi chiedo se in Sicilia questo non possa diventare un argomento di campagna elettorale, perché la Sicilia è quella che attualmente ha il maggior numero di problemi di contagiati che non sono stati vaccinati o che non si sono vaccinati. Ultimo, quello vero, che risponde alla sua domanda: la campagna elettorale di agosto è difficile farla, e quindi bisognerà aspettare i primi giorni di settembre. Tra l'altro, i partiti hanno capito, i partiti e forse anche i candidati hanno capito una cosa molto importante, che gli italiani fanno attenzione alla politica soltanto quando è assolutamente necessario. La maggior parte degli italiani pensa che bisogna capire bene dove ci si caccia, diciamo 7 giorni prima della data del voto. Sappiamo che un terzo di loro addirittura aspetta il venerdì, se non addirittura il sabato, per scegliere, cioè che ci sono una percentuale di indecisi elevatissima. E quindi non dobbiamo preoccuparci degli italiani, dobbiamo preoccuparci dei candidati, dei partiti, e che fino a questo momento mi pare non abbiano tirato fuori nessuno, né sul centrodestra, né sul centrosinistra o sinistra, né il Movimento 5 Stelle, non hanno tirato fuori argomenti particolarmente significativi, né per le rispettive città, né per la politica nazionale. Cioè Draghi, che viaggia a questi livelli di consenso che ci dice l'Istituto Piepoli, in qualche modo ha pacificato, ha creato una situazione nella quale lo scontro a livello nazionale è inutile, c'è qualche presa di distanza ma non più di tanto, e questo naturalmente si riflette anche sulle città. Però io direi che quando si arriverà nei pressi, diciamo verso il 20 di settembre o poco dopo, allora lì dovranno emergere delle vere differenze. In particolare dovranno essere gli sfidanti dei candidati che sono attualmente i sindaci uscenti o simili a essere molto più propositivi. Ecco, in questo volevo coinvolgere anche Massimiliano Panarari, perché quello che dice il professor Pasquino è sicuramente vero, almeno per alcuni aspetti, cioè la difficoltà, diciamo così, di proporre una propria idea di città o di paese o insomma di mondo. Ci si limita, diciamo così, che già qualcuno dice sarebbe già una cosa, a proporsi come bravi amministratori, ma la cosiddetta visione, no, di cui si parlava una volta è praticamente assente.
La visione è un grande problema della politica che ha vissuto una sorta di archiviazione in realtà da qualche tempo a questa parte, nel senso che noi siamo abituati ad associare la visione, cioè ad una idea, ad uno sguardo di lungo periodo, quasi ad un'idea di comunità di destino che viene proposta dalla politica ad un gruppo di cittadini elettori in relazione alle ideologie. Naturalmente le ideologie sono sostanzialmente archiviate, anche le narrazioni, diciamo così, non se la passano troppo bene, e in aggiunta ci troviamo in un contesto, quello pandemico, che ha in qualche modo silenziato la campagna elettorale permanente. Una delle caratteristiche della politica da almeno 30 anni a questa parte, in particolare in un paese come l'Italia, è stata per l'appunto questa idea di una campagna elettorale continua, costante, permanente, a cui in particolare i leader personalizzati ci hanno abituati, e dobbiamo notare che persino questo è stato oggetto di una sorta di silenziamento, di distanziamento a causa della pandemia, naturalmente, per il fatto che le occasioni, lo diceva prima Caporale, che è naturalmente il fatto di vivere una mutazione, una modificazione profonda delle nostre relazioni sociali, ha un impatto anche sulla politica, perché la politica non è naturalmente solo tecnologie digitali e social media. E poi, lo diceva il professor Pasquino, c'è la Pax Draghiana. La Pax Draghiana ha anch'essa naturalmente fatto calare sulla politica una condizione magari non di autentica pacificazione, ma sicuramente di esigenza di non innalzare i toni e di non intralciare un cammino complicato, difficile, che è anche quello del PNRR, che è quello della campagna vaccinale, che ha bisogno per l'appunto di una guida salda, quale quella del Presidente del Consiglio, e i partiti in crisi di credibilità. Anche in questo caso, da un po' di tempo a questa parte, hanno deciso da questo punto di vista di allinearsi e di essere maggiormente coperti. Però naturalmente ci sono delle regole per l'appunto, e quindi in occasione a ridosso maggiormente del voto di ottobre sicuramente usciranno delle proposte, ci saranno delle idee probabilmente maggiormente collegate al tema delle città, al tema della condizione esistenziale, del tipo di anche politica amministrativa. Sulla visione occorrerebbe pensiero, occorrerebbe ripristinare un rapporto tra i partiti, la cultura politica e la cultura in generale, forse servirebbero persino addirittura, dico una parolaccia, degli intellettuali, e naturalmente tutto questo è un tema piuttosto problematico. Sicuramente però, e chiudo, occorrerebbe un consenso generale dei partiti rispetto alle questioni fondamentali. La campagna vaccinale, innanzitutto, io continuo a considerare, sarò un po' un ingenuo, incredibile che una parte del personale sanitario ad ogni livello, per l'appunto, continui a manifestare tanta diffidenza nei confronti del vaccino, e soprattutto bisognerebbe che, rispetto ai diversamente informati, che è un'espressione molto utile, perché effettivamente tra infodemia e fonti alternative di informazione, che però non sono fonti credibili, vi sono persone che per eccesso di informazione aumentano i loro dubbi. Il dubbio naturalmente è una cosa fondamentale nella vita, è assolutamente essenziale, però anche rispetto a questo bisognerebbe che i partiti che stanno al governo e anche il partito, i partiti che stanno all'opposizione, trovassero, e non è per l'appunto buonismo questo, una serie di condizioni di fondo, perché senza vaccinazione riprecipiteremo in una condizione di confinamenti, di segregazioni, di lockdown, e nessuno ne ha più voglia. Vita, certo. Esattamente, l'economia. E nessuno ne ha più voglia. Antonello Caporale, stiamo chiudendo, il tuo giornale, Il Fatto Quotidiano, invece ci prova, diciamo così, a mettere un po' di pepe e ritorna sulla questione delle possibili dimissioni di Claudio Durigon, sottosegretario, con un appello di Don Luigi Ciotti: Draghi cacci via Durigon per fare pulizia nel governo. Credi che ci sarà un esito? Perché peraltro Durigon non è la prima volta che si mette in situazioni, diciamo così, di imbarazzo, e che però ne esce sempre tranquillamente. Temo di no, che non ci sia un esito per via di questa, si dice sempre che Draghi, non avendo una maggioranza, si accontenta dell'unanimità, e l'unanimità produce questi, come dire, questi fatti, queste astenie. Però Durigon veramente è una personalità complessa e anche molto disinibita. Oltre a quello che ha detto a proposito di Mussolini e anche della sua cultura di governo, è davvero straordinario quello che disse, che non toccò nessuno. E sulla, cioè, Guardia di Finanza, governo, certo. Ecco, ne parlammo parecchio a suo tempo. Milioni, certo.
erano uomini loro che certo, stavano governando. No, ma infatti a quello mi riferivo quando dicevo che già altre volte era... Dovrebbe già lasciare, ma in questi pesi e contrappesi naturalmente si lascia lì perché è un problema, è una questione di principio e non di cultura politica. Noi troveremo, specialmente nella provincia di Latina, lo spaccato delle contraddizioni, dell'ipocrisia e anche dell'identità italiana. Noi troveremo che una gran massa di persone che sono rinchiuse nelle stalle, razzisticamente destinate e deportate nei campi, poi fanno da massa votante, coloro che se lo possono permettere, cioè che hanno il certificato elettorale, per coloro che invece, come la Lega, assume prima l'Italia e prima gli italiani e poi gode invece a pranzo e a cena del lavoro di costoro che sono tenuti come bestie nei campi a lavorare. Il Latina è il prototipo di questo luogo. La seconda cosa che mi sembra invece molto più importante delle polemiche è l'incapacità. Noi troveremo una grave difficoltà a realizzare ciò che dovremmo con il PNRR. Ci troveremo davanti a una... Antonello, su questo ritorniamo. Deficit di capitale tecnologico e umano e vedremo quanto spreco, purtroppo, io temo, produrremo. Ritorneremo su questo tema. Voglio che chiuda Sabina Viraghi. No, voglio dire solo una, solo una cosa a proposito di Durigon e di Latina, visto che vivo a Latina, quindi insomma conosco la storia. Durigon ha detto una battuta che poteva risparmiarci, ovviamente. Però ricordiamoci che quel parco comunale, 5 anni fa, l'attuale sindaco lo ha... gli ha cambiato nome, perché quello si chiama da sempre Parco Mussolini. Fermo restando che a Latina nessuno chiama quel parco con un nome, ma lo chiama i Giardinetti. Quindi che si chiami Pippo o sì, si chiami... Sì, ma è evidente che è una provocazione però la demagogia era stata fatta 5 anni fa quando l'attuale sindaco volle cambiare nome. Sulla politica volevo dire che noi ce l'abbiamo un titolo politico, perché abbiamo scoperto questa chat di esponenti del PD che proprio in provincia di Bologna aveva... gonfiato le presenze alle primarie quando si trattò dell'elezione di Zingaretti, facendo assolutamente sparire, cioè potenziando Zingaretti e dando meno scelte su Giachetti. Quindi anche questa, insomma, per il PD che ancora non parla su questo, il PD che si vantava della scelta dal basso, insomma, gonfiare le schede delle primarie, insomma, non è proprio una modalità... come dire, non è la prima volta che ci sono polemiche che riguardano le primarie. Vedremo se ci sarà, appunto, se questa provocazione verrà raccolta. Intanto io mi fermo perché c'è Marco Piccaluga che vi aspetta a Coffee Break. Vi do appuntamento sempre se volete a domani mattina. Grazie e buona giornata.